Radio Radicale, siamo in collegamento con Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera per parlare del caso di Emanuela Orlandi. Allora, il Corriere della Sera, come sapete, attraverso Fabrizio Peronaci ha sempre seguito con grande attenzione questa vicenda e oggi viene pubblicato sul Corriere un articolo molto interessante che riguarda l'audiocassetta che venne fatta ritrovare, credo, nel luglio dell'83 vicino il Quirinale. Voi avete fatto attraverso questa cassetta un lavoro fonico che vi ha permesso di arrivare a delle novità. Allora ci spiega quali e poi le volevo chiedere un po' cosa pensa di come sta andando l'inchiesta parlamentare su questa vicenda, perché insomma mi sembra che l'impressione che ho io è che aumenti giorno dopo giorno un po' la confusione su questa vicenda. Sì, grazie dell'occasione di parlarne. Si tratta l'audio di cui ho parlato oggi nell'articolo sul Corriere della Sera, è uno dei tasselli più inquietanti di quell'estate nell'83. È una cassetta che fu lasciata in via della Dataria sotto il Quirinale, non a caso, perché era una locazione simbolica questa, sotto la Presidenza della Repubblica, ed è una cassetta che su un lato contiene degli elementi, diciamo, emotivi, lamenti, gemiti, ragazze che sembrano oggetto di violenze, e poi alla fine una voce che dice: per favore lasciatemi dormire. E questa ecco perché è chiamata la cassetta delle sevizie. L'ultima frase, lasciatemi dormire, è stata attribuita con certezza dai familiari a Emanuela Orlandi, mentre le altre frasi, secondo gli investigatori dell'epoca, furono riversate da film pornografici e comunque non sono state ancora identificate. Il lavoro che ho fatto oggi non è mai stato fatto in 41 anni, che era in fondo molto normale, andare a vedere il lato A della cassetta, l'altra facciata, perché nessuno se n'è mai occupato. Perché purtroppo in Italia l'approfondimento non è spesso praticato, si tratta di una registrazione molto lunga sul lato A della cassetta, 20 minuti, ed è però molto significativa. È un personaggio maschile che fissa le condizioni per il ritorno a casa di Manuela, che in pratica rivendica il sequestro e si pone come interlocutori, da un lato la Presidenza della Repubblica Italiana, Pertini, e dall'altro il Vaticano nella persona del segretario di Stato Cardinale Casaroli. Leggere in controluce questa lunga rivendicazione, lunga 20 minuti, quindi molto impegnativa e anche ridondante volutamente per sembrare una operazione di mitomani, ma in verità il messaggio arrivava a chi avrebbe potuto comprenderlo, ci consente oggi di fare un salto in avanti, perché siamo di fronte finalmente a una spiegazione della natura politica dell'operazione Orlandi. E con il Corriere ho fatto anche qualcosa di più. Tramite una perizia fonica siamo arrivati a determinare, con una compatibilità molto alta del 78%, quando il minimo è del 55%, che quella voce corrisponde alla voce di uno degli ex indagati, Marco Acerchi, che fu indagato dalla Procura di Roma nel 2013 e prosciolto nel 2015 su impulso del procuratore Pignatone, oggi presidente del Tribunale Vaticano. Quindi abbiamo per la prima volta, con un grado di scientificità assoluta, una persona presente sulla scena, che è il portavoce dei rapitori, che il 17 luglio, quindi neanche un mese dopo il sequestro, pone le condizioni dello scambio con Ali Hajka, e questa persona si chiama Marco Acerchi. Da questo punto di vista, la valutazione che il lavoro della Commissione parlamentare stia andando un po' a vuoto, io non la condivido, perché è evidente che l'impulso che dà la presenza di un organismo investigativo a così alto livello istituzionale genera un bisogno di testimonianza, fa venire, insomma, a chissà, il dubbio che forse sarebbe finalmente il momento di parlare. Allora, lei ha definito Marco Acerchi il portavoce dei rapitori. Allora, quali rapitori e perché l'ha definito tale? Beh, dunque, il fatto che quella cassetta contenga nel lato B la voce di Emanuela Orlandi, perché riconosciuta dai familiari, ci fa pensare che quella cassetta è un elemento autentico, cioè è stata realizzata da chi ha avuto la disponibilità della ragazza, giusto? Se sul lato B c'è la voce, sul lato A c'è qualcuno che rivendica il sequestro, verosimilmente è la stessa persona che ha appunto ha realizzato anche l'altra facciata. Quindi non è che lo affermo io. Quella cassetta contiene la voce del portavoce dei rapitori di Emanuela Orlandi, che ne hanno avuto la disponibilità. Ora è più complicato invece dire qual è tutto l'organismo
che ha allestito, organizzato, ordito un piano così complesso, perché noi abbiamo una pedina operativa, il cui nome conosciamo, Marco Accetti, però fin da quando lui si autodenunciò alla Procura di Roma, ha sempre negato la possibilità di andare avanti con i nomi. Lui ha sempre detto: io non faccio nomi, chiedo che chissà chi è stato il mio sodale venga avanti, perché non faccio la spia. Ora, questo si può interpretare, a mio avviso, con una sola spiegazione: la paura di mettersi in una situazione di pericolo personale. Però gli approfondimenti che sono venuti fuori anche in tempi recenti attraverso un libro che è stato lanciato dall'ex giudice Martella, che si occupò dell'attentato al Papa, ma anche del sequestro Orlandi Gregori, consentono, a mio avviso, con un'analisi combinata, di verificare che effettivamente l'unica pista che ha un senso per spiegare la complessità di tutti gli avvenimenti che si succedettero dall'83 è la pista di natura politica. Ci fu un complotto all'ombra del Vaticano, vittima del quale furono due ragazze. Martella dice che a operare furono gli agenti della Stasi, cioè dei servizi segreti della Germania dell'Est. Su questo, però, mi permetto di dire che non c'è nessunissimo né riscontro né prova, e sarebbe interessante averla se qualche agente segreto si fosse aggirato nei dintorni della casa di Manuela o comunque avesse dato segno di una presenza. Mentre invece, a mio avviso, ed è quello che sviluppo nell'articolo di oggi, degli elementi che ci fanno intuire la presenza di ombre su altro versante, in particolare mi riferisco ai servizi segreti occidentali, ci sono degli elementi. A cominciare, ne dico soltanto uno che potrebbe essere stato l'innesco poi della successiva operazione. Il momento in cui nel dicembre dell'81 due agenti segreti, uno del SISMI e uno del SISDE, vanno a trovare in carcere Ali Agca, e in quell'ambito sarebbe nata la cosiddetta imbeccata, cioè l'attentatore del Papa che accusa l'Est di essere stato mandante. Ecco, la partita del sequestro Orlandi Gregori si gioca, è il secondo tempo, ma si gioca andando a vedere anche il primo tempo, che è quello che ho appena detto, l'attentato al Papa. Qual è la posizione giudiziaria di Accetti oggi? La posizione giudiziaria è quella di una persona che è stata indagata per 2 anni e mezzo, poi è stata prosciolta nel 2015. Ci fu l'impegno da parte del giudice al momento del proscioglimento di processarlo per calunnia e autocalunnia, che sarebbe stato un obbligo dal punto di vista procedurale. Questo non è avvenuto. Lui sarebbe stato felice di essere stato processato, perché in quella sede avrebbe detto: ora dimostrerò se ho detto calunnie o autocalunnie. E quindi lui è un libero cittadino che vive a Nomentano con degli elementi probatori pesantissimi nei suoi riguardi, a cominciare dal possesso del flauto della ragazza, riconosciuto come quello di Emanuela dai familiari, dalla presenza della sua voce in numerose comunicazioni, non solo in questa cassetta, ma anche nelle comunicazioni del cosiddetto americano e in Mario, che fu uno dei primi telefonisti, e poi ancora sua moglie che fu a Boston nelle settimane in cui da Boston partirono dei comunicati di rivendicazioni ritenuti autentici. Il suo coinvolgimento nell'omicidio del piccolo Garramon nella pineta di Castelfusano, anche questa è una macchia assolutamente non mai chiarita. E infine, una cosa eclatante che è uscita fuori negli ultimi anni, la sua conoscenza del furto della bara di Katie Skerle, una ragazza assassinata pochi mesi dopo la scomparsa di Manuela. Accetti era a conoscenza del fatto che la bara era stata rubata molti anni prima che la procura andasse a verificare, effettivamente si accorgesse che era vero. Quindi è un personaggio che, dove si gira, ci sono zone d'ombra, ragazze scomparse, ragazze uccise. L'ex procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo ha messo nero su bianco in una lettera all'ex capo Pignatone che Accetti potrebbe essere un serial killer. Però accade in Italia anche questo, che quando abbiamo un testimone di cose troppo delicate, tirando il cui filo si arriva un po' troppo lontano, si preferisce lasciarlo impunito a casa a fare probabilmente ancora danni. Sarà udito dalla commissione? Accetti? Guarda, su questo io ho chiesto più volte, mi è stato risposto che stanno valutando, sicuramente non nelle prossime settimane, eventualmente più in là. Teniamo conto che l'arco d'impegno della commissione
ancora di 3 anni, quindi abbiamo tempo per questo approfondimento. L'audio della cassetta si può pubblicare sul sito del Corriere? Volevo sapere se questo non è possibile per motivi insomma, No, nessun problema. L'audio completo non è pubblicato da noi nel sito. Io ho pubblicato sì, certo. l'audio che è servito per il confronto vocale e quelli sono 25-30 secondi che si possono tranquillamente diffondere. In quanto l'avvocato difensore e anche il consulente tecnico Marco Arcuri hanno dato la loro piena disponibilità. Sul fronte del caso Gregori, volevo sapere che cosa è emerso, perché ci sono state delle audizioni dove sono emersi insomma, Sì. delle cose che sulle quali nessuno era andato poi a fare delle verifiche serie. Beh, sì, sono emerse delle cose perché si è analizzato la prima mezz'ora di scomparsa della ragazza in Via Nomentana, ricordiamolo, non distante dal monumento al bersagliere di Porta Pia, e ci fu un passaggio nel bar sotto casa da parte. Allora, scusa se ti interrompo, la ragazza abitava in via Alessandria, se non sbaglio, vicino Porta Pia. No, in via Nomentana, angolo di Alessandro. Sì. Uscì di casa chiamata al citofono da una persona che si identificò come Alessandro e che invece Alessandro non era, e probabilmente lei sapeva benissimo dove sarebbe andata perché disse una bugia alla mamma quando disse torno fra 10 minuti. Secondo la ricostruzione si chiuse nella toilette del bar sotto casa, la cui figlia del titolare era sua grande amica, e lì si è verificato in commissione parlamentare una forte reticenza da parte di questa amica, che tra l'altro era stata anche indagata in passato. Si chiama Sonia. E sicuramente il giro delle conoscenze sia di Mirella che di Emanuela furono messe al corrente del fatto che le ragazze si sarebbero allontanate per qualche tempo. Ecco perché la faccenda è straordinariamente complessa, perché c'è anche un aspetto privato che diventa molto delicato andare a toccare, cioè sulla possibilità di un mancato controllo fino in fondo di quello che sarebbe potuto accadere. E quindi, oltre con il lavoro investigativo, è anche un lavoro di sensibilità quello che scavo su questa doppia terribile storia. Quando riprende il lavoro della commissione, che cosa faranno adesso alla ripresa? Insomma, io non E loro prima. Sì, prego, prego. devono convocare tutte le persone che ritengono possano dare un contributo utile all'accertamento dei fatti. Hanno convocato me lo scorso maggio e sono stato il primo giornalista a essere sentito. Sicuramente sentiranno altri colleghi, sentiranno degli investigatori, sentiranno persone coinvolte a vario titolo nelle indagini e testimoni che sicuramente sono agli atti delle inchieste. È stato già sentito il giudice Martella, altri ne saranno sentiti, insomma, comunque sarà un lavoro importante. Ho parlato più volte con il presidente De Priamo, che si è assunto l'impegno di scavare fino in fondo. L'arco temporale è ampio, serve anche una volontà politica di non fermarsi davanti a nulla, avere come faro quello dell'accertamento della verità dei fatti, che in questo caso si incrocia con un tema molto delicato, che è quello della ragione di Stato, ed è stato questo che io ho posto al centro nel mio ultimo libro, Il crimine del secolo, l'attentato al Papa e i casi irrisolti della ragione di Stato. Ecco perché ne stiamo ancora La parlando ragione di dopo. Stato Vaticana o italiana? Tutte e due. Ah, tutte e due, Tutte e ok. due. Ci sono i segreti pontifici e ci sono le verità inconfessabili dello Stato italiano. Dicevo, il crimine del secolo, l'attentato al Papa, i casi irrisolti della ragione di Stato, ci spiega per quale motivo oggi, dopo 41 anni, siamo ancora a parlarne.
Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato il lavoro che avete fatto su questa audiocassetta e le sue valutazioni sul lavoro parlamentare, specificando che io non ho detto che la commissione stava andando a vuoto, ho detto che insomma mi hanno confuso alcune cose e quindi No, no, non sicuramente è un avevo caso da l'intenzione commissione. di esprimere un parere negativo sul No, no, no. lavoro, non mi permetterei mai. No, no, ma sicuramente è un caso di una complessità straordinaria che però al tempo stesso consente di dire che chi fa il lavoro di scavo investigativo, possano essere giornalisti, magistrati, avvocati, rende un servizio a questo paese perché fare luce sul caso Orlandi Gregori vuol dire fare un passo avanti nella trasparenza e nella conoscenza di quello che è successo nel nostro passato, che è un passaggio fondamentale per dare maggiore fiducia alle nuove generazioni, anche e soprattutto. Bene, grazie di nuovo a Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera.